Mancino, pronto. Buongiorno signor Mancino, sono Capuzzo. La chiamavo in merito a quella questione. Due cose. Allora, la prima, io e te non ci siamo mai sentiti. Mai. Ok? Ho capito. Perfetto. La seconda. Dica, dottore. Non richiamarmi mai più. Mai più. Chiaro? Chiarissimo. Ok, ripeti. Io a Bossia non l'ho mai chiamata. E Bossia non chiamo mai a mia. No, non che non mi hai mai chiamato, non ci siamo mai sentiti, è più generale, è onnicomprensivo. Mi scusi. Ripeti? Non devo più romperle i garbatiti. Perfetto, la seconda, vediamo se te la ricordi, che ogni volta te la devo sempre ripetere. Non devo più romperle i garbatiti. Bravo, si vede, e quando ti impegni, cacchio, sei bravo. Grazie, dottor. Allora, com'è andata la scuola? Tutto bene, che bambini, eh? Insomma. E scuola, il primo alla terza... Media, dottor. Media, e il secondo... In quinta. In quinta elementare? Esatto. Cioè, tutti e due gli esami quest'anno. È dura. Lo so, dottor. Senti, comunque abbiamo detto che non ci siamo sentiti, quindi mi raccomando, io non ti conosco, tu non conosci me, siamo a posto, pari e patta. Le pantaloni. Ah, la patta, ha ragione. E no, oggi non ho la zip, c'ho i bottoncini. Mi raccomando. Tranquillo, dottor. Fai il bravo. Certo. Che ore sono? Cazzo, sono già le 6. Le 6? Infatti sta imbrunendo, Ti devo salutare. Oh, ho una chiamata sotto. Ciao carissimo. Ciao. Addio, dottor. Ma no. E allora? Ciao amore. Ti pensavo in mezzo. Cosa stai facendo? Mi stavo struggendo il cuore pensando al tuo viso, al tuo profumo, ai tuoi capelli. Sì. Alla morbida neve che scende dai tuoi capelli e che qualche blasfemo osa chiamare forfora, ma che per tu me sei malato. È un manto innevato che riempie di colore e di calore le mie tristi e inutili solitarie giornate. Tu sei malato. Cosa fai di bello, bimba? Niente di che. Sono al ricevimento della regina. Oh. La regina di staminchia. Come ti invidio. Scusami, come ti ammiro. Ma sei scemo. Dai, raccontami un po'. A tavola con chi sei questa volta? Con l'ambasciatore. Con l'ambasciatore? Le deficienti come te. No. No, no, non ci credo. Ma come non ci credi, amore? E poi chi c'è? Che c'è? Allora c'è. Hai presente Pretty Woman? No. Quella che ha fatto quel famosissimo film, non mi ricordo il nome, che lei praticamente è una squillo, che poi c'è Richard Gere che... Giulia Roberts. Brava, tu sai tutto amore, non mi veniva. Figurati se ti veniva. Non mi veniva, e lo so, ma a me vengono i nomi, tipo Pretty Woman, Basic Instinct, Salvate il Soldato Ryan, non mi vengono i nomi degli attori, e tu sei brava. È il tuo mondo, bimba, è il tuo mondo. Tu sei nata per fare la star, per fare la stella. E tu per fare il deficiente. C'è solo da imparare con te, bimba. Si vede. Allora, senti, cosa ti preparo per cena? Non preoccuparti. Vuoi un bel risottino o ti preparo dei... non lo so. Non c'è bisogno. Cannelloni al ragù, cannelloni di carne, cannelloni di magro, cannelloni di ricotta, cannelloni alla zucca, cannelloni alle zucchine. Amore! Scusami amore, e mi fa, perdonami, mi viene naturale, io mi esalto a cucinare per una star come cosa? Te. Cosa? Lo sai. Ma vaffanculo. No. Ma sì. Grazie amore. Sei troppo dolce. E tu troppo scemo. Ma a me va bene così. Senti caro, ora ti devo salutare. È arrivato il primo. Ciccia, allora fai così. Mangia, nutriti. Perdonami, ma mi è entrato un moscerino grande come un elicottero nell'occhio. Ma roba da mangiare. Adesso forse mi tocca andare al pronto soccorso. Bravo coglione. Senti, qualora ne avessero un po', perché sai che lì la coda è lunga, perché mi brucia tantissimo amore, fai così,
passi sotto casa, ti compri quattro salti, nella pentola, e quelli lì buoni, veloci, e che sono più buoni di quelli che ti faccio io, è vero. Ma va? Purtroppo, diciamo le cose come stanno. E io poi appena ho finito arrivo. Magari comprare due confezioni, amore, perché mi brucia l'occhio. Ciao, ti devo salutare. Ciao amore, ciao.